Davanti a quella situazione di persecuzione diretta, qual è la risposta possibile? Se io, quando una comunità di credenti si trova in una situazione di persecuzione, davanti a un'autorità che ti vuole impedire di vivere la tua fede, di credere, la vuole cancellare, quale reazione è possibile? Ecco, le risposte che noi troviamo nella Bibbia sono tre. C'è scritto nel vostro no? L'invito alle armi. È la risposta fondamentalista. È quella presentata nei libri di Maccabei, la guerra santa, in nome di Dio, in nome della fede, in nome dei padri, in nome della fedeltà. C'è anche però l'invito alla conversione. È la risposta apocalittica, ci è presentata dal libro di Daniele. No, ecco, tu rinnova la tua fede in Dio, Dio metterà a posto le cose. Poi c'è l'invito alla fraternità e la risposta sapienziale è data dal libro della Sapienza. E c'è qualcosa anche nel libro di Daniele comunque. È possibile collaborare con un potere empio, entrare a far parte dei gangli della sua amministrazione, della burocrazia statale? Quindi farsi dentro carriera restando credenti? È possibile? È possibile oggi servire lo Stato italiano per un cristiano senza dar conto alla propria coscienza? Dipende. No, non da come la vedi, da come ti ci metti. Da come ti ci metti? Se tu a un certo punto metti la carriera al di sopra della coscienza, se è un servizio, perché no? se invece lo fai a livello di in conformità alla tua coscienza, disposto a essere buttato via pur di non tradire quella, il problema è tutto lì. Intraprendere una carriera disposti a buttare tutto al vento, no, ci si chiede di andare contro la propria coscienza. Ma questo mica appena lo Stato, qualunque impresa oggi ti mette un posto di responsabilità, però te da che ti fa credere sei. Quindi mentire, quindi imbrogliare, quindi pregare. Poi posso farlo in coscienza? Io ricordo, era responsabile dell'ufficio a vendite di una ditta abbastanza grossa, prendeva anche bene, aveva uno stipendio molto buono. Un giorno mi viene a dire: guardi, Don Pierino, a me sorge un problema. Mi trovo così e così e così. Il padrone mi ha detto che io devo riuscire a smerciare un certo prodotto, anche se sappiamo tutti, lo sa il padrone, lo so io, lo so, perché è andato male. Però non possiamo buttare via tutto perché altrimenti la ditta avrebbe un problema economico. Quindi dobbiamo smerciare comunque. Io dovrei imbrogliare, dovrei mentire, dovrei dire che il prodotto va bene quando so che non va bene, eccetera, eccetera. Cosa faccio? E tu, la tua coscienza cosa dice? No, che non posso. E allora? Dovrò cercarmi un altro lavoro. Insomma, a 30 anni, buttare via una carriera per un problemino che poi era di passaggio, perché non è che fosse una ditta che non funzionava per cui era tutto fasulla. No, no, era andato male quel. Si è licenziato e siccome non trova lavoro da nessuna parte, perché sai, quando uno si licenzia a quel livello lì, che è abbastanza conosciuto, ma perché si è licenziato? Uno che ti pone problemi di coscienza, a chi piace averlo in più? Perché neanche a me, tutti i nostri bravissimi, onestissimi, però, insomma, sapete cosa ha fatto? Cioè, è andato a scuola per 4 anni e adesso insegna religione. Ha fatto una scelta di campo totalmente. Beh, lui ha potuto permetterselo perché aveva. Non doveva sopravvivere giorno per giorno con uno stipendio, ecco. Famiglia abbastanza, però
è una scelta che vi è costata moltissimo. Ma oggi come oggi è un po' difficile. Noi abbiamo un amico bancario che pone sempre questo problema. Quando c'è una famiglia da mantenere, vedi che le cose non sono giuste, sei costretto a farlo comunque perché non puoi buttare sul lastrico anche la tua famiglia. Comunque do per dire che il problema non è così facile, c'è sempre un motivo, un qualcosa che tira indietro. C'è un'eccezione, certo, quel signore l'ha potuto fare, però è molto difficile. Tutto sommato non sono problemi dell'altro ieri appena, sono problemi anche di oggi, è vero o no? Sì, sì.